Passo la parola subito a Vincenzo Manco, che è esperto per il relatore del parere appunto del CESE. Scusi, farei un piccolo invito, cercherei di rispettare un po' i tempi perché ci sono vari relatori e siamo ancora numerosi e l'incontro è già in fase avanzata. Grazie mille. Eric, grazie, sarò molto schematico, infatti, perché è stato detto tanto. Diciamo, prima di tutto, il piacere, l'onere e l'onore, come si dice, di aver fatto da esperto in questo percorso di costruzione del parere, di cui appunto è stato relatore Pietro, e ancora, come diceva lui stesso, diciamo, con un percorso, con un processo che abbiamo attivato e che sicuramente seguiremo con grande attenzione anche, anzi soprattutto, insieme a tutti i partner che oggi stanno, come dire, valorizzando anche questo percorso e la presentazione del progetto Sport per Tutti, insieme appunto al parere CESE. Tre cose velocissime, molto schematicamente. Prima questione, anche il ministro ricordava appunto il bisogno, lo ha ripreso Pietro, il bisogno, diciamo, come dire, di ricaratterizzare, no? Il percorso, il lavoro, le azioni associative della WISP, quelle appunto della promozione dello sport sociale, ridando valore allo sport popolare, no? Alla diffusione sempre più ampia, sempre più capillare, quindi dell'accessibilità alla pratica sportiva per tutti. Noi come ci siamo avvicinati a questo, diciamo, bisogno di costruire un parere del Comitato Economico Sociale ed Europeo che possa appunto in prospettiva imporre i temi che abbiamo posto all'interno del parere, all'interno delle politiche, dell'azione e dell'agenda europea, con lo sguardo che ci ha proprio caratterizzati quando la WISP, Unione Italiana Sport Popolare, nacque nel 1948, noi, cioè con uno sguardo europeo, con uno sguardo internazionale, anzi allora, no? La WISP nasce con i campeggi internazionali, nasce durante la lotta di liberazione e, diciamo, si istituisce nel 1948 con un congresso a Bologna con questo bisogno di ricostruire il tessuto sociale del secondo dopoguerra, offrendo a tutte e a tutti la pratica sportiva, quindi la ricostruzione dei legami sociali attraverso una pratica sportiva popolare. Quindi avevamo bisogno, prima della pandemia, ma soprattutto durante la pandemia, nella tragedia dell'emergenza sanitaria, di come dire, spingere, ecco, l'Unione Europea, quindi lo sguardo appunto europeo ed internazionale, per costruire che cosa però? Un impegno da parte dell'Europa rispetto al valore dello sport sociale all'interno di un asse strategico. Noi abbiamo costruito questo parere perché avvertivamo il bisogno che, nonostante ciò che è stato anche qui ricordato, quello che si dice sul valore dello sport all'interno dell'Agenda 2030, quello che si dice nel piano di azione globale dell'OMS 2018-2030, ciò che si sostiene all'interno delle politiche di coesione della stessa Unione Europea, i Paesi membri, e non fa eccezione il nostro Paese, ha ancora una concezione, sto parlando chiaramente di quello che è il substrato culturale dell'approccio alla pratica sportiva, soprattutto quella di base, come se fosse un elemento di dopolavoro, no? Guardo Andrea Bodi, che è persona molto attenta, diciamo, a questi temi, al di là del suo ruolo specifico in qualità di presidente dell'Istituto del Credito Sportivo. Invece noi dobbiamo fare un salto qualitativo, che abbiamo chiesto appunto all'Europa di fare, cioè quello di non tanto cominciare, perché il processo è iniziato, ma invece di affermare con pari dignità, con piena dignità, all'interno delle politiche pubbliche, non solo del nostro paese, ma anche in Europa, la pari dignità del valore sociale dello sport, appunto, soprattutto di base. Seconda questione, perché ha quei numeri, gli addetti Giovanni Malagò, il presidente del CONI, anche se oggi abbiamo un ordinamento sportivo, diciamo, diverso, la presenza di Sport e Salute, ci sarà il contributo del presidente Vito Cossoli, che ringrazio tra l'altro anch'io per l'impegno che sta mettendo sulla promozione sociale. A quei numeri, 4 milioni iscritti di tesserati alle federazioni sportive, 8 milioni di tesserati agli enti di promozione sportiva, ma le risorse non sono quelle.
non sono parametrate a quei numeri. Le opportunità di politiche pubbliche non sono parametrate a quei numeri. Noi quindi avevamo bisogno di sollecitare l'Europa, perché leggevamo che cosa? Un'inversione di tendenza dell'agenda europea, che dal grande periodo, come dire, dell'austerity, no? Invece cominciava a far vedere un approccio finalmente, diciamo, di ripresa dei valori fondanti dell'Unione Europea, quindi di solidarietà tra gli stati con il recovery fund, eccetera, e quindi noi abbiamo voluto, come dire, no? Appunto, tracciare un messaggio, un segnale, dare un segnale forte per dire adesso è anche tempo di cosa? Non solo della transizione ecologica, non solo della transizione digitale, ma tanti mondi sono in transizione. Quindi c'è bisogno di capire qual è la transizione sportiva che noi mettiamo in atto con sostegni finanziari ed economici, con sostegni legati appunto alle politiche, e questo abbiamo voluto rimarcare all'interno di questo parere. Quindi io vado subito a concludere, perché il valore, diciamo, di questo parere, quelli che sono anche i valori e i contenuti, sono stati già molto tracciati, riprendendo un passaggio che ha fatto il ministro, che a me è piaciuto molto. Lui ha parlato di investimento di capitale politico all'interno di questo percorso di come dare centralità e valore all'aspetto sociale della pratica sportiva. E qui ne approfitto anche per ringraziare, l'ho già fatto, non solo Pietro, non solo Vanessa, per l'apporto del Forum del Terzo Settore in questo percorso, ma anche Marco Celi, che qui tra l'altro con noi interverrà per illustrare anche il progetto Sport per Tutti, perché, come dire, ha indirizzato anche, diciamo, il lavoro che poi abbiamo fatto anche, diciamo, nello scambio sul terreno dei contenuti del nostro di questo parere. E chiudo. E noi abbiamo bisogno di fare un salto qualitativo, e su questo, lo ha detto Pietro, per adesso ci siamo portati a casa una, diciamo, totale sintonia e sostegno della direzione sport della Commissione europea, che ci ha anche detto, come dire, qual è la tempistica per poter intervenire sulle raccomandazioni che sono all'interno del parere, per quanto riguarda anche, come dire, no, quello che può essere la necessità di irrobustire la quota parte nel progetto Erasmus che riguarda lo sport, e quindi per i finanziamenti anche, diciamo, di quella parte. L'appuntamento è quindi appena dopo l'estate, tra settembre e ottobre, per poter appunto di nuovo fare un'ulteriore puntata a Bruxelles. Ne approfitto per ringraziare anch'io, perché lo ha ricordato anche capogruppo del Partito Democratico, l'europarlamentare Brando Benifei. Questo è un percorso lungo del settembre 2019, dove una delegazione della WISP, con il supporto appunto del Forum del Terzo Settore, comincia un'esperienza. Lì Tiziano era presente come vicepresidente, quindi portiamo avanti attraverso lui come WISP, e lo ringrazio per lo sforzo che profonde all'interno, diciamo, di questo processo che noi abbiamo attivato, e tenere, come mi piace dire, sul punto. Apprezzato tantissimo davvero quello che è stato l'approccio e la lettura del ministro, quindi del nostro governo e di quello che deve essere il nostro Parlamento, no? Ne approfittiamo per fare appello, tra poco si voterà in Italia. Noi abbiamo bisogno di parlamentari e di forze di governo che ci mettano uno sguardo nuovo e che capovolgano il paradigma della cultura sportiva, che fino ad oggi ha dominato l'opinione pubblica, le istituzioni e, diciamo, parte anche del sistema sportivo di questo paese. C'è bisogno di trasformazione, di innovazione, perché la WISP oggi dimostra di essere capace di proporre alla comunità e alle istituzioni, alle reti sociali, innovazione sociale, come giusto che sia per la mission che ci ha sempre caratterizzato nel tempo. Vi ringrazio. Grazie mille Vincenzo Manco, e grazie per questo invito alla trasformazione e all'innovazione.